Robby, hanno bussato! Permesso. Mi scusi, ma lei chi è? Ma cosa sta facendo? Robby! Dove sei? Cosa dove sei? Sono qui, salve! Piacere. Dov'è quello pericoloso? È pericolosissimo! Poliziotta? Signora poliziotta, che cosa sta succedendo? Dov'è qua? Dovrà essere di qua. Dove ti sei cacciato? Dani, tu ne sai qualcosa per caso? Dove va? Ma dove va? Signora poliziotta! Signora poliziotta! Dove stai andando? Di qua! Ma come di qua? Ma cosa fa? Voglio proprio sapere dove sei! Ma non c'è nessuno in casa nostra! Ma cosa sta succedendo? Robby, ma non lo so! Che cosa vuole questa poliziotta a casa nostra? Ma si fidi, non nascondiamo niente! Glielo diremmo subito! Devo assolutamente trovare. Le abbiamo detto, signorina poliziotta, che qui in casa non c'è nessuno e non sappiamo che cosa stia cercando. È vero, io una volta quando avevo 4 anni ho rubato un pacchetto di caramelle, ma è finito, non lo sto mica nascondendo da qualche parte. Ok, credo di aver cercato ovunque, quel criminale non è qui. Criminale? Quale criminale? Andiamo di là, vi spiego tutto. Ok. Scusate il disturbo, ma devo dirvi che sto cercando questo criminale. Questo criminale? Sì. E perché doveva stare in casa nostra? È evaso qui vicino e potrebbe essere ovunque. Ovunque? Sì. Un criminale ovunque? Ok, allora ho capito perché aveva così tanta fretta di entrare in casa nostra. Sì. D'accordo, grazie poliziotta per averci avvisato. E se lo vedete, chiamate questo numero. Così verrò subito. Ok. D'accordo, grazie, arrivederci. Arrivederci. Un criminale super pericoloso nel nostro quartiere, Dani. In effetti, Robby, ha davvero un viso molto pericoloso. Ok, ma tanto la poliziotta ha visto qui intorno e non c'è nessuno, quindi siamo al sicuro, no? Anzi, guarda, io chiudo anche casa. Sì, ecco fatto. Chiudi tutto. Sì, sì, sì. Perfetto. Siamo al sicuro. Robby, ho davvero tantissima paura, ti rendi conto? Un criminale super pericoloso! E se entrasse dalla finestra mentre dormiamo? Dobbiamo chiudere tutte quante le finestre, le grate e le serrande, tutto! Così non mi tranquillizzi di certo! Hanno suonato? Non è che è la poliziotta che è? Ci vuole dire che hanno trovato il criminale e quindi possiamo stare tranquilli? Speriamo che sia proprio la poliziotta! Vai! Tranquilli, per stavolta andrò io. Sono il tecnico della TV. Mi hanno segnalato un guasto. Avete chiamato voi il tecnico? Mi scusi, tecnico della TV! La TV funziona benissimo! No, vi ho detto che è rotta la TV. È rotta! No, ma funziona! Se vuole gliela accendo! No, è rotta la TV. Ora ci penso io. Robby, niente da fare. Questo tipo dice che la nostra TV è rotta, ma lo hai chiamato tu? Ma posso dirvi una cosa? Questo tecnico non è molto bravo. Sembra quasi che non sappia dove mettere le mani. Hai ragione. E poi, guardate, ha dei capelli molto strani. Già, sono passati fuori moda da ormai tanti anni. Sembra quasi una parrucca. E poi, guardate quell'abito. Ha tipo un doppio abito. Ma che si mette un abito sotto un abito? Già. E poi fuori ci saranno 40 gradi. No, qualcosa, ragazzi, non mi convince. Robby, ho un'idea. Tu, Jenny, tieni distratto quel tipo. Che io e Robby andiamo di lì, dobbiamo fare una cosa. Devo distrarlo io? Sì, pensaci tu. Ah, d'accordo, mi inventerò qualcosa. Che avevi in mente, Dani? Beh, Robby, voglio chiamare l'agenzia dei tecnici della TV per chiedere se magari lo hanno mandato loro. Ah, ecco perché stavi cercando il numero su Google. Ok, ci sono. Ecco, sto chiamando. Squilla, Dani, squilla. Pronto? Salve, l'agenzia dei tecnici della TV? Sì, siamo noi.
Salve, noi siamo Dani e Robby. Volevamo chiedere se per caso voi avete inviato un vostro tecnico per un guasto in casa nostra. Allora, guardi, controllo subito. Grazie. Sì. No, guardi, noi qua non abbiamo rilevato nessun guasto, quindi non abbiamo mandato nessun tecnico, non ci risulta davvero. Ah, ok, quindi non è stato inviato nessun tecnico a casa nostra e non c'è nessun guasto. Okay. Ma lei mica conosce un addetto con una strana tuta rossa e dei capelli biondi? No, guardi, noi non abbiamo nessuno con una tuta rossa, non è la nostra divisa. Ok, la ringrazio, è stato gentilissimo. Robby, ma quindi se non è un tecnico, chi è? È un tecnico? Sicuramente lei sa come si svolge il suo lavoro, ma magari sente un po' di stanchezza, vuole che le offri qualcosa? Un bicchiere d'acqua? Sì, avrà sicuramente sete, è da stamattina che sta lavorando, giusto? Se non si sta zitta, la farò stare zitta io. Signor tecnico della TV, giusto? Giusto. Mi sa dire la TV via cavo come fa a prendere il segnale? Il segnale lo prende con il cavo HDMI. Il cavo, ma che cosa sta dicendo? E allora mi sa dire quale dei due cavi tra il rosso e il blu è quello da tagliare? Il verde. Il verde? Ma rosso e blu, ma... E mi sai dire perché hai questi capelli passati di moda? Sono che cosa sta succedendo qui? Perché? Ah, no, i miei capelli, no, ma non sono i miei capelli, qualcuno deve averli messi in testa. Un momento. Ma sono la stessa persona. Non ci posso credere. È proprio lui, il criminale super pericoloso che è scappato di prigione. Il criminale? Eh? Jenny, attenta! È proprio lui, il criminale scappato dalla prigione! Che? Ah, ormai è impossibile nascondersi. Mi hanno scoperto. Sono io il criminale più pericoloso del mondo. Evaso di prigione. E adesso sarò costretto a catturarli. Vi rendete conto? Un criminale a casa di Dani e Robby! Non un criminale. La polizia ti ha detto che è il più pericoloso criminale al mondo. E se ci sta cercando, per noi sarà la fine. Quel tizio non so cosa avrà combinato nella sua vita per avere il titolo di peggior criminale del mondo. Uscite fuori, vi ho detto. Non sapete neanche cosa vi aspetta. Non vi nascondete. Tanto la casa è piccola, vi troverò prima o poi. Dobbiamo assolutamente elaborare un piano per recuperare il foglietto con il numero della polizia. Quello si trova in cucina, ma quel tizio, il prigioniero, ci sta cercando, Dani. Beh, allora, semplice, qualcuno tra di noi dovrà fare l'esca. Sì, ma chi? Chi dovrà mai fare l'esca, Dani? Robby? Chi farà l'esca? Robby? Proprio sì, tu! Chi farà l'esca? Tu, Robby. Io? Dimostrerai di essere il più forte. Ok, ho capito. Io farò da esca. Ma mi raccomando a voi, trovate quel numero, chiamatelo e fate venire immediatamente qui quella poliziotta. Dove siete? Salve, signor criminale. Sono qui, venga a prendermi. Finalmente ti ho beccato. Te l'ho detto, non potevi sfuggirmi. Signor criminale, io in realtà sono uno di quelli che pensa che nessuno è un vero criminale. Tutti hanno un cuore buono, vero? Lei ha un cuore molto buono, giusto? L'ultimo che ha provato a dirmi che ero buono ha fatto una bruttissima fine. Ah, una bruttissima fine? Ok, allora lei è cattivissimo, signor criminale. Lei è il più cattivo che ho mai visto, vero? Vero? Robby, è di lì che sta distraendo il criminale. Com'è coraggioso. Io non ce l'avrei mai fatta. No, non mi legare così stretto, signor criminale. Aia! Oh, ma sei davvero cattivo.
brevissimo! Guardi, non hanno ancora chiamato la polizia, quindi non c'è bisogno cosa di cercarmi! Cosa mi hai detto? Stanno chiamando la polizia! No, la polizia! No, per pulire un pochettino! No, non vada di là! Non vada di là! Attente! Dai, Jenny, ci siamo quasi! Eccoti qui, dove credevi di andare? Stai chiamando la polizia! Aiuto! Ecco, ci sono quasi... Aiuto! Oh no, perché Jenny sta urlando? È stata presa anche lei dal criminale! Finalmente li ho presi! Ora ve ne sarete qui buoni buoni! È strettissimo, non respiro! Perché? Per favore! Non fare così il cattivo! No, no! Tanto adesso Dani starà sicuramente chiamando la poliziotta! Cosa? Chi è Dani? C'è un'altra? No, no. Divani, sul divani! Potremmo stare sui divani? Perché è meglio di... Vado subito a cercarla. Oh no! Dani! Mi devo sbrigare, altrimenti quel criminale scoprirà anche me! Ok, ci sono quasi! Devo assolutamente salvare tutti quanti! Pronto? Pronto, poliziotta? Oh, mi sente? Mi sente? Finalmente vi ho presi tutti e tre. Io volevo soltanto nascondermi per un pochino nella vostra casa. Ma voi mi avete costretto a farlo. Mi avete costretto a rendervi i miei ostaggi. Ma non c'è bisogno, noi siamo dei bravi ragazzi, non vogliamo mica dare dei problemi a un onesto lavoratore come lei. No, possiamo offrirti qualcosa da mangiare? Se devi sacrificare qualcuno, sacrifica Dani, è sempre cattiva con me! Ma no, sacrifica mia sorella! No, prendi lei! Non prendere però il mio Robby, ti prego! Esatto, non prendere me! Forse non avete capito, io adesso vivrò per sempre nella vostra casa e voi sarete qui legati. Non è vero, chi ha vinto il male non vince mai! Hanno bussato alla porta! Salvezza! È la poliziotta! Poliziotta, siamo qui! Aiuto! Cosa? La poliziotta? Forse la chiamata di prima l'ha insospettita ed è venuta qui a controllare! Poliziotta! Non cantate troppo presto vittoria. Danny, dove mi sta portando? Adesso Robby, tu andrai dalla poliziotta e gli dirai che va tutto benissimo, ok? Signor criminale, ma se io poi faccio andare via la poliziotta, cosa mi dice che lei ci lascerà tutti liberi, sani e salvi? Sarò anche un criminale, ma mantengo sempre la mia parola. Quindi se tu adesso andrai là e parlerai con la poliziotta dicendole che tutto va bene, io vi slegherò ed andrò via dalla vostra casa. No, Robby! Non ti fidare! Credo di non avere scelta. Voglio fidarmi di questo criminale. Non fare scherzi, andrà tutto bene. Ok. Ora apro, ma che cosa le dico? Buongiorno. Salve. Ho ricevuto una telefonata, tutto bene? Benissimo, sto benissimo. Ti fa male il collo? Sì, ho un po' di torcicollo. La pancia? Pancia, collo, no, sto benissimo. Non c'è nessun problema. No, perché ho ricevuto una telefonata e non sentivo tanto bene. Di conseguenza sono venuta qui per controllare tutto. Ma lei ha fatto benissimo, solo che nessuno l'ha chiamata, no? Proprio nessuno. Ne è proprio sicuro? Forza, mandala via! Assolutamente! Io non ho chiamato, Dani non penso abbia chiamato, neanche Jenny, quindi nessuno ha chiamato. Perché? Dovevamo chiamarla? Lei ha lasciato qualcosa qui per caso? No! No, ho solamente lasciato quel bellissimo fogliettino con su scritto il numero di telefono in caso avreste visto il pericoloso criminale. Ok, ma noi non l'abbiamo visto il pericolosissimo criminale. Non abbiamo visto che è molto più alto di quello che sembra nella foto ed è molto più pericoloso. Poi parlo un pochettino così. No, per niente, noi non l'abbiamo mai visto. In qualsiasi caso richiamate, eh? E soprattutto quando dovete telefonare solo per qualcosa di urgente. E va bene, se allora non ci sono problemi, penso che possa andare via, vero poliziotta? Sì, se non ci sono problemi, vado via. Ok,
La poliziotta è andata via. Bel lavoro. Sì, però adesso se sei un criminale di parola, lasciaci andare! Ah, queste corde stringono davvero tanto. Sento che mi si stanno rovinando tutti i vestiti. Slegaci immediatamente! Come ho detto, sono un criminale di parola. Quindi adesso andrò via. Arrivederci. Robby, liberaci! Avete visto? Ho fatto bene a fidarmi. Se ne è andato via. Sei stato coraggiosissimo, Robby. Un vero uomo. Grazie, Robby. Robby, sei il mio eroe. Il mio eroe. Il mio eroe. Il mio eroe. Tutto bene, quel che finisce bene. Se n'è andato via. Che forse, spavento. Forse però dovremmo avvisare la polizia che è stato qui. Sì, forse dovremmo. Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per l'avventura super paurosa che abbiamo appena avuto. Forse è arrivato. Ah, buongiorno. Buongiorno. Finalmente è arrivato. Bene, bene. Ci sarà mia sorella Dani con lei. Io devo uscire, quindi ciao, ciao. Ah, salve. Salve, buongiorno. Lei è il tecnico della TV? Esattamente, mi hanno segnalato un guasto. Ah, ok. Prego. Grazie. Però, pensandoci, un momento, può venire un secondo qui? Cosa c'è che non va? L'ho già vista da qualche parte. Barba nera, capelli strani. Un momento, ma tu non sei il tecnico della TV! Tu sei il criminale! Vabbè, ormai mi hai scoperto. Si può sapere perché sei tornato? Che cosa vuoi? Ho un lavoro da svolgere. Quale sarebbe questo lavoro? Hai urlato? Porta aperta. Quante volte ti ho detto, Dani, che non devi lasciare la porta aperta perché entrano le mosche, le zanzare, i ladri, tutte le solite cose. Ma il divano, sbaglio o è storto? Ma cos'è successo? Qui è tutto in disordine. Dani non lascia mai in disordine. E questi che cosa sono? Una parrucca bionda. Dani, perché c'è una parrucca bionda nel nostro salotto? Qui qualcosa non quadra. Non c'è nessuno in casa. Ci sono un sacco di cose in disordine e questa parrucca. C'è solo un modo per scoprire quello che è successo. Mi basterà guardare le riprese delle telecamere di sorveglianza. Ok, ma quello non è il tecnico della TV! Quello è il criminale! E sta rapendo Dani! Non ci credo! Dani è stata rapita dal criminale più pericoloso del mondo! Io lo sapevo che la polizia doveva acciuffarlo quando ne aveva la possibilità! E adesso cosa faccio? Provo a chiamare Dani. Magari mi risponderà! Non credo che mi risponderà. Il suo telefono è qui. Non ci credo, ragazzi. Quindi non è uno scherzo, perché se fosse stato uno scherzo, Dani si sarebbe almeno portato il telefono con sé. Ok, so io chi chiamare. Pronto? Pronto, Fede. Ehi, Robby, dimmi tutto. Ti ho poco tempo per spiegarti. Dani è stata rapita e ho bisogno del tuo aiuto. Cosa? Dani è stata rapita? Sì, assolutamente, vengo. Ti vengo a dare una mano. Ok, quindi fai presto, ti aspetto a casa mia. Certo, certo, figurati, scappo, arrivo. Ciao. Ok, Fede sta arrivando. Spero che insieme riusciremo a trovare Dani. Andiamo, fai presto. Non ti disperare, muovi. Tieni subito qui. Per soldi, ovviamente. Io faccio questo mestiere, sono un criminale. Ma si può sapere perché hai scelto proprio me, ti prego, liberami!
Assolutamente no. Dovevo rapirti e ti ho rapita. Mi hanno pagato per questo. Non posso liberarti. Robby! Robby! Ciao! Ok. Jenny. Ciao Robby, che cosa è successo? Cosa è successo? Dani è stata rapita! E non ci sono dubbi perché ho un video che lo dimostra, ragazzi! Sì, Robby, dai, però spiegami che cosa è successo, come è successo! Non ho idea di come sia entrato in casa perché non ho una telecamera sulla porta, ma qualcuno ha fatto entrare il criminale più pericoloso del mondo in casa nostra e quello ha rapito Dani, ti rendi conto? Oh, mamma mia, che cosa mi stai dicendo, però... Che cosa proponi di fare? Vorresti cercarla tu, giusto? Certo, dobbiamo cercarla, aiutarla, a salvarla! No, ragazzi, secondo me state sbagliando tutto. D'altronde, Dani sta meglio senza di noi, sicuramente lei avrà già fatto amicizia con il criminale e magari staranno anche prendendo un caffettino assieme, quindi lasciate stare! Ma no, assolutamente cercarla. No, ma cosa dici, Jenny? Lasciare Dani con un criminale? Dobbiamo trovare degli indizi per scoprire dove Dani è stata nascosta. Sì. Vediamo qui. Oh, no, non c'è. Ma dove si sarà cacciata? Jenny, ma che stai facendo? Cerchi Dani nella pattumiera! Beh, Robby, un indizio potrebbe essere dovunque. Fede, tu invece hai trovato qualcosa? Sì, Robby, ecco! Guarda! Sembra... non lo so, un pezzo di corda. Fammi vedere. Bravissimo, questo sì che è un indizio. Ah, una cosa che non vi ho detto è che quando sono arrivato qui la porta era aperta, quindi forse l'ha portata via dalla porta e troveremo altri pezzi di corda ovunque. Quindi vuol dire che sicuramente non è qui in casa, quindi dovremmo andare a cercare fuori. Sì, andiamo fuori. Andiamo. Questi maschi proprio non mi vogliono ascoltare. E va bene, facciamo come vogliono loro. Mi scusi, signor criminale, ma si può sapere come si chiama? Anche se non sono affari tuoi, ti dirò il mio nome, dato che ormai siamo qui. Il mio nome è Leo, il peggior criminale del mondo. Leo, ma si può sapere perché sei così cattivo? In realtà, non sono sempre stato cattivo. No. Da bambino io ero buonissimo, ero gentile con tutti. Però nessuno mi voleva intorno, nessuno mi voleva bene. Nessuno mi diceva mai grazie, per favore. Niente di carino. E quindi alla fine ho deciso di diventare un criminale, di fare soldi con questo e di guadagnare tutto da vivere facendo il criminale. Aspettate però, amici, mi è venuta un'idea. Ma voi iscrivetevi al canale. È cattivo perché nessuno gli ha mai detto grazie. Quindi, Leo, grazie per avermi raccontato la tua storia. Oh, come? Grazie? Mi ha detto grazie? A me? Prego. Dove stai andando? Perché mi stai lasciando qui da sola? Qualcuno mi aiuti! Fa troppo caldo, torniamocene a casa, ragazzi, dai! Dani ce la farà da sola! Ragazzi, ho un'idea. Allora, utilizzerò il mio binocolo per provare a trovare un indizio. Un indizio? Col binocolo? Per strada? Ma non ha sì, senso! Sì, magari c'è un segnale di Dani che inizia sì, certo, così... Sì, certo, un uccellino ti dirà sicuramente dov'è. Senti, Robby, pensiamo a noi. Ho un'idea fantastica. Hai un'idea? Per riuscire a trovare Dani? Ma sì, no, ma che fare? Ma che dici? La mia idea era di andare a prendere un gelatino assieme. Lasciamo Fede da solo, ci penserà lui. Dani tanto in caso tornerebbe da solo a casa, sa dov'è, quindi dai, andiamo. Un gelato? Solo io e te? Sì. Mentre Dani è scomparsa? Assolutamente no. Vabbè, era per solidarietà. Robby, ti seguo io, tranquillo. Niente di niente, nessun indizio. È mai possibile che non trovo nessun indizio da nessuna parte? Un momento. Robby, Jenny, ho trovato un indizio, venite. Ecco, ragazzi, guardate. Guarda, Robby, un altro pezzo di corda. Ma questa è una corda uguale a quella che abbiamo trovato in casa. È la stessa, secondo me. Quindi... può essere che sono indizi che ha lasciato Dani e è riuscita un po' a liberarsi e ma a lasciare no, così. Non sarà riguardante Dani. Questo è solo un pezzo di corda che avete trovato qui per terra, non significa nulla. Jenny, ma fidati, quel pezzo di corda è uguale. Quindi Dani sarà passata assolutamente da qui.
quindi probabilmente potrebbe essere nascosta da qualche parte. Oppure la casa del criminale potrebbe essere qui vicino. Secondo me state facendo tante storie, sicuramente sarà già tornata a casa. Torniamo anche noi, così potrete vederlo con i vostri occhi. Mi fido di Fede, dobbiamo continuare a cercare qui nelle vicinanze, perché sento che ci stiamo avvicinando, magari troveremo altra corda o altri indizi. Aiutatemi! Qualcuno mi venga a prendere! È inutile che provate a cercare Dani. Io sono il peggior criminale del mondo. Non provate nemmeno a cercare la polizia. Non la troverete mai e poi mai. E se non fate quello che vi dico, le farò qualcosa di molto 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 brutto. Aiuto! È davvero molto cattivo questo criminale! Da questa parte. Ragazzi, eh? Fermi! Mi è arrivato un messaggio. Un messaggio? Sì, credo sia dal criminale. Guardate, è un video. Ma è un video in cui dice che non lo troveremo mai e che non dobbiamo chiamare la polizia. Povera Dani. Beh, io ve l'avevo detto. È meglio tornare a casa. D'altronde l'ha detto anche il criminale. Non la troveremo mai. Lasciamo stare, ragazzi. Basta. Chiudiamo la storia. Ormai Dani è finita. Chissà, magari diventerà la sposa del criminale. Ragazzi, zitti un secondo. Abbiamo ricevuto adesso un messaggio in cui ci dice che non dobbiamo cercarlo e non dobbiamo chiamare neanche la polizia. E credo che sia davvero impossibile trovarlo. Ormai è finita. È finita. Non troveremo mai più Dani. Come facciamo a vedere da un video dove si trova? Idea. Che idea? Io sono un hacker professionista. Cosa sei? Sono bravissimo con l'informatica, con i computer. Jenny, dai, dammi il tuo telefono. No, non voglio darti il mio telefono, mi attaccheresti qualche virus. Sbrigatela da solo. No, tranquilla Jenny, non ti preoccupare, nessun virus ti attaccherò. Ma che allora, cosa stai facendo? Sto cambiando questi codici perché sto osservando un secondo il tuo video, trigonometrando la posizione. Ecco. Guarda, guarda, Robby, guarda. Ma sei un vero hacker! Non ci credo! Parentesi graffa XY. Ok, ma quindi. 792. Ma quindi così puoi scoprire la posizione da cui è stato inviato quel video! La posizione da cui è stato inviato questo video. Fammi controllare. Dov'è? Dov'è? È qui vicino! È qui vicino? Okay. Ma vicinissimo proprio! Quindi andiamo! Andiamo, andiamo, di qua. Ma si può sapere chi ti ha pagato per farmi questo? Non potrei mai rivelare l'identità di chi mi ha pagato. Mi hanno pagato troppi soldi. E poi ho dato la mia parola da criminale. Io non infrango mai la parola. E inoltre amo le storie d'amore. Quali storie d'amore? Non capisco come una ragazza gentile come te possa opporsi all'amore tra due ragazzi. Non sto capendo! A cosa ti stai riferendo? Io non mi oppongo a nessun amore tra due ragazzi. E poi, io sono fidanzata, felicemente fidanzata con il mio Robby. Sì, certo, come no. Ehi, aspetta. Oh no, di nuovo se ne sta andando. Oh, ho capito, rimarrò qui per sempre. Sì, ragazzi, è questo qui il posto, fidatevi. Ok, allora a quanto pare siamo in un posto pericolosissimo. Ragazzi, torniamo indietro, dai. È spaventoso qui. Robby, ti prego, andiamo a casa. Effettivamente fa davvero tanta paura sì, qui. Sì, esatto, andiamo via. No, no, però sì, dobbiamo salvare Dani a tutti quanti i costi. Siamo troppo vicini per abbandonare adesso. Siamo vicinissimi, siamo vicinissimi. Dai, qualcuno può pensare anche un po' a me. Sì, Jenny, ma ci siamo noi che ti possiamo proteggere. Dai, andiamo, Dani è vicinissima. Andiamo, andiamo. Ma chi me l'ha fatto fare? Dani dovrebbe trovarsi dietro questa porta. Sì. Assieme al criminale. Sì, e adesso cosa facciamo? Ma se noi entriamo ci sarà anche il criminale lì dietro. Lì dentro, quindi poi potrebbe rapire anche noi. Come facciamo? No, 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 non potrei accettarlo se ti succedesse qualcosa, Robby. No, ragazzi, ragazzi, fidatevi di me. Ho un'idea geniale. Allora. Le sirene della polizia? Sì. Ma così si spaventerà e sì, scapperà sì, via! O forse così facendo si arrabbierà di più! Ah! Speriamo che funzioni allora! La polizia! La polizia! Cosa? La polizia?
polizia! Vi avevo detto di non chiamare la polizia! Forse mi hanno scoperto, a questo punto devo andarmene. Ehi! Sono qui! Mi devo muovere! Devo cercare di liberarmi! Ok, sono venuti a salvarmi! Ehi! Ehi! Sto arrivando! Oh no, è troppo stretto! Devo cercare di correre! Ok, arrivo! Ragazzi, la porta si sta muovendo! Oh, sì, sì. Il criminale! Potrebbe... Dani! Non potete capire che cosa mi è successo! Robby, mi sei mancato tantissimo! Sì. Ma come avete fatto a trovarmi? Beh, Dani, il rapitore a un certo punto ha inviato un video a Jenny ed Fede è riuscito a rintracciarlo attraverso le sue doti da hacker! Oh, ma non ci credo, Fede! Grazie, sei stato bravissimo! Sì. Figurati, Dani! Per un'amica questo è altro! Però dai, adesso presto, andiamo via di qui! Sì? Che bello, posso tornare finalmente a casa! Come faceva il criminale ad avere il numero di mia sorella Jenny? Ci sono! È stata Jenny a farmi rapire dal criminale più pericoloso! Non ci posso credere! Questa volta me la pagherà! Voi mi avete rotto le scatole e io vi romperò casa! Che vuoi fare con quel vaso? Non ci credo! No, no! Ti prego, che fai? Questo? No! Quello! Jenny, ma ti rendi conto che cosa ha fatto il criminale? Mi ha rapita! E io adesso sono terrorizzata che possa ritornare! Ma no, sorellina, non devi essere preoccupata, ormai acqua passata, è passato così tanto tempo! Su, tirati su di morale, tesoro! Tranquilla, Dani, tanto se dovessi rivedere quel tizio gli darei un pugno su sulla faccia! Robby, però se è il criminale più pericoloso del mondo... sicuramente si vendicherà. Oh. Io stavo scherzando. Non avrei il coraggio di dare un pugno al criminale più pericoloso del mondo. Sì. Ragazzi, non pensate che si vendicherà. Sicuramente non lo farà. Jenny? Mm-hmm. È arrivata un'email al computer. E va a controllare. Hai ragione, vedo chi è. Ma è un'email da uno sconosciuto? Sì, Robby, ho sentito che è arrivata una notifica! Dani? Ma qui c'è un video! Venite a vedere anche voi, ragazzi! Oh no! Ma quello è il criminale! Ho paura, ma il criminale più pericoloso al mondo ci ha inviato un video per email! Guardiamolo assieme! Me la pagherete cara? Dopo l'ultima volta i miei piani sono andati in fumo. Ero stato pagato un sacco di soldi per quel lavoro. E adesso verrò a casa vostra e distruggerò qualsiasi cosa. Eh? Avete sentito che cosa ha detto? Io l'ho detto che si voleva vendicare. Forse mi ha sentito che volevo dargli un pugno. Questo non ci voleva. Io mi sono ricordata di avere una cosa da fare insieme a Dani. Quindi ve la sbrigate voi se vieni qui, eh. No, ragazzi. Dobbiamo prepararci. Prepararci? Il criminale ha detto che verrà a casa nostra e allora noi gli faremo la guerra! Ben detto, Robby! Eccola! Quella è la casa di Daniel Robby. Adesso devo solo trovare un modo per entrare e gliela farò pagare molto cara. Ma quello lì è un corriere. Mi è venuta in mente un'idea. Sì? Ma secondo voi possiamo sconfiggere un criminale con questi giocattoli?
Certo, Robby! Io e il mio amico dinosauro siamo fortissimi! Vabbè, ormai ci siamo preparati! Potrebbe arrivare da un momento all'altro! Hanno bussato, Robby! Oh no, sarà lui, è già arrivato! E noi stiamo combattendo con delle spade di plastica! Le mie maracas, sì! Robby, vai tu! Perché io? Perché tu sei più grosso! E sei anche il padrone di casa, sì, quindi vai! Sì, devi andare tu! Non vai, vai, andare. Vai, vai! Ciao, ciao! Salve, sono il Corriere! Il Corriere? Sì, ho un pacco per Donny e Robby! Ragazzi, dice che è il Corriere, però io non mi ricordo di aver ordinato un pacco. Io di certo non mi fido di lei, signor Corriere. Sa, arriva in un momento molto strano, dovrebbe arrivare il criminale più pericoloso del mondo da un momento all'altro. Non mi fido. Guardi, io sono proprio di Amazon, devo consegnare un pacco, entro oggi. Un pacco? Non lo so, Dani. Cosa contiene questo pacco? È vero, se sei un vero corriere dovresti sapere cosa c'è in questo pacco. Cosa contiene questo pacco, mi dite? Una borsa costosa per Dani. Borsa per Dani? Una borsa costosa per me! Entri pure e mi dia questo pacco! Ce l'ho fatta entrare! Certo, signor Corriere, che ha trovato il peggior momento del mondo per arrivare in casa nostra! Sta per arrivare un pericolosissimo criminale! Anzi, il criminale più pericoloso al mondo! Lo so, perché sono io il criminale più pericoloso al mondo! Ma no! Ma che cosa dice? Lei è il Corriere di Amazon! Noi siamo preoccupati per questa situazione e lei si finge il criminale! Ma come? Ve l'ho detto che sono io il criminale! Ancora! Ma non sei tu il criminale! Sono io il criminale! Ah, ma che cosa stai dicendo? Questa qui è la divisa che usano tutti i corrieri! Sì, sì! Io la conosco benissimo! Sì, sì! Dai ragazzi, lasciamo stare questo corriere che poverino deve anche lui lavorare e pensiamo a qualcosa da fare per quando arriverà il vero criminale! Cosa ho che non va? Ve l'ho detto che sono io il criminale! Beh, secondo me potremmo fare una trappola! Oppure possiamo chiamare la polizia! Ah, sì! Sì, bella, aiuta tutti! Basta! Sono io il criminale! Ah! È davvero lui il criminale! È lui! Sì, adesso riesco a riconoscerlo! Sì, sì! Eccolo più brutto dell'altra volta! Io ve l'avevo detto che sarebbe ritornato! Ve l'ho detto che ero io! Adesso che sono qui, finalmente avrò la mia vendetta! Vendetta? Cosa vuoi fare in casa nostra? Semplice! Voi mi avete rotto le scatole e io vi romperò casa! Che vuoi fare con quel vaso? No, no! Quello è il vaso giapponese che mi ha regalato mamma al mio compleanno! No, no! Oh, quello no, costa tantissimo! Lascialo, lascialo! E a me cosa vuoi che me ne importa? Non ci credo! No, no! Ti prego, che fai? Questo? No, 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 no! Ci quello! Vero! No! Non distruggerci casa! No! 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 Non c'è rotto, non c'è rotto, non c'è rotto! Aiuto! Non ci distruggere casa, ti prego, fermati! Fermati! Il criminale più pericoloso del mondo ci sta rompendo tutta la casa! No, dobbiamo cercare di salvare qualcosa! È pericoloso! Lo so! No, fermo, quello no! Fermati! Ah, e questo mi sembra di valore! No, 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 signor criminale! Guardinza, che cosa ha combinato! No, no, quello lo salvi, per favore! Sia buono, non faremo mai più i cattivi, vero ragazzi? Se li lancio in cuscino magari non riesco a fermare. No, no, è troppo rischioso, non lo fare. Vuoi fermarmi? No, tu no, hai detto no, che vuoi fermarmi, no, vero? Stavo scherzando, la prego, non faccio niente, la prego, basta. Quindi volete che questo qua non lo rompo? Esatto, non lo rompere, prego, non lo faccia. Basta, basta distruggerci casa, che cosa abbiamo fatto di male?
dai, allora questo vienilo a prendere. Ok, dai. Signor criminale. Vieni qui. Però non vieni, dai. Dai. Fai attenzione, Dani. Robby, mi potevo fare malissimo. No, l'avevo regalato a Robby con tanto amore. Guarda quante schegge per terra. Che disastro. Ma che stai facendo? Fermati! Che sto facendo? Che fai? No! Perché sei andato vicino al mio amico peluche? No! Ma cosa ti ha fatto? Anzi, cosa ti abbiamo fatto noi? Tu hai provato a rapire Dani, ma ti rendi conto? Adesso ce l'hai con noi! Sei tu che hai rapito lei! Sì! E senza di voi ci sarei anche riuscito. Questo è il tuo amico, mi hai detto? Nel mio lavoro gli amici non esistono. Dici, allora prendi questo. Oh! E questo. Ci sta lanciando il corpo del cane. Ha lanciato la testa. Non sono più un ninja. Guardate qui, Lilly, ti ho voluto bene. Oh, ma cosa sta succedendo oggi? Ragazzi, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like per aiutarci in questa situazione super pazza con il criminale che ci sta distruggendo tutta casa. E guardate, Jenny è appena svenuta per la paura. Jenny! Tutto ok? Sì, sì. Tutto bene? Mi spavento. Tu, ti rendi conto quello che stai combinando? Terrificante. Ti prego, lasciaci andare. Vattene. Cos'altro posso rompere adesso? Fermo! No! No! Non ti cacci per terra! No! Fermo! Fermo! Ma che sta facendo? No! 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 Quella è un'accetta! Ci fa un'accetta nel divano! Infatti questa è una cosa un po' strana però, eh! Non ci credo! Ha trovato la mia accetta! Ma Robby, ti sei impazzito! Perché tieni una cosa del genere nel divano? Tutti hanno un'accetta nel divano, no? Questa è anche la mia arma preferita. Adesso già so che cosa romperò. E ora dite addio alla vostra cara televisione. No! Ve lo siete meritato proprio. Che vuoi fare? Non stia venire calmo. Qui, non venire verso di noi, ti prego. E adesso sarete voi i prossimi. Apri la porta, Jenny, dai! Esci! Usciamo, usciamo! Via, 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 via! Scappiamo! Almeno qui adesso siamo al sicuro. Hai ragione, Robby, però abbiamo lasciato il criminale da solo in casa nostra! Oh, no. Con l'accetta! Distruggerà tutto! I miei figli! Non ci credo! Adesso il criminale distruggerà totalmente casa nostra senza di noi. Amici, secondo voi che cosa dobbiamo fare? Hanno proprio sbagliato a lasciarmi da solo nella loro casa. E adesso il gran finale. Prendo questo e brucerò qualsiasi cosa in questa casa. Ecco qua. Ragazzi, dobbiamo escogitare un piano per far uscire quel criminale da casa nostra prima che sia troppo tardi. Pensa qualcosa. Sì, sì, ce l'ho io, un piano. Un piano? Sì. Ottimo. Ok, dici tutto. Ok. Non ho capito, perché siamo vestiti da criminali? Ma è semplicissimo. Allora, praticamente, noi ci siamo vestiti come dei suoi compagni, così ci farà entrare dentro casa e poi lo cacceremo dalla casa. Sì. Ma perché non ci abbiamo pensato prima, Robby? No, in realtà ci ha pensato Fede. È stato un po' geniale, sì. Ragazzi, iscrivetevi al canale perché questo piano è super pericoloso. Dobbiamo convincere quel criminale che noi siamo suoi compagni. Robby, secondo te se faccio questo sguardo funzionerà? Fammi vedere. Non lo so, ma per me rimani sempre carina e coccolosa. Grazie Robby, ma adesso entriamo. Ok. Finalmente la casa sta prendendo fuoco, eh? Oh, ma hanno suonato la porta?
Ehi, ciao! Ehi. Io sono la criminale più potente! Sì, amico. Ehi, colleghi! Vieni qui! Ciao, fratello! Ciao, colleghi! Amico, come ti butta? Ora siamo tutti quanti qui riuniti! Sì, siamo tutti qui, tutti assieme, noi sì, tutti sì, criminali! Sì! Guarda, sì. Guarda, un emanente, sì! Ehi, colleghi! Io sto andando via comunque. Io già ho fatto tutto. Vi consiglio di andare via anche voi prima che tornino qui Daniel Robby e la polizia. Ci vediamo al prossimo crimine. Ciao! Va bene, ciao fratello! Ciao! È stato molto più semplice del previsto, ma quel criminale è fuori da casa nostra! Ragazzi! Ah, e vai! C'è un incendio! Vogliamo uscire di casa! Vai, incendio! Ha incendiato la casa! Oh no! Non ci credo! Casa nostra in fiamme! No! Andiamo via! Presto! Presto! Robby, corri! Dobbiamo andarcene! Qui sta andando tanto a fuoco! Corri, Robby, vieni! Non ci credo che il criminale ha distrutto tutta casa nostra! Dovremmo catturarlo! E fargliela pagare! Sì! Una volta per tutte! Il criminale più pericoloso del mondo ha appena distrutto casa nostra! Esatto, Robby! E non credo che sia andato chissà quanto lontano! Quindi adesso è arrivato il nostro momento! Sì, bravo, è arrivato il nostro momento! Se non è fuggito lontano, siamo ancora in tempo per catturarlo! Esatto, Robby! Quindi diamoci una mossa! Ragazzi, mi raccomando, uniamo tutti quanti le forze! Sì, sì. Dai, hai ragione, andiamo! Criminale ha ucciso la mia povera Lilly! È vero, Dani! L'ha strappata in due come un vero cattivone! E poi ha rotto tutti quei bicchieri, i piatti, a terra tutto! E il regalo che ho fatto a Robby! È vero! Ragazzi, ma dove può essere finito? Da qui non c'è nulla! Non c'è nulla, Dani, ma è ovvio, è un criminale, mica rimane fermo. Quello scappa, quindi dobbiamo muoverci! Hai ragione, proviamo ad andare in quella direzione! Andiamo, andiamo! Amici, mi raccomando, iscrivetevi tutti quanti al canale di Dani e Robby per aiutarci a catturare il criminale più pericoloso al mondo. Se non lo troviamo, sicuramente continuerà la sua vendetta e chissà cosa potrà fare la prossima volta. Gianni, ho un'idea. Ma se ci dividiamo in squadre, forse riusciremo a trovarlo meglio, oppure, appunto, possiamo andare da più parti. Hai ragione, Fede, è proprio un'ottima idea, dobbiamo dirlo agli altri. Andiamo, andiamo! Ragazzi, che c'è? Ho avuto un'idea geniale. Uh-huh. Praticamente, dobbiamo dividerci, così possiamo andare a cercare su più parti della città. Perfetto, allora io andrò con Robby, eh? Sorellina, cos'è che hai detto? Rimanere da sola con Robby? No. Tu verrai insieme a me! Mi fai male! Ok, ma mi fai male! Che ho fatto di male? Perché Dani non vuole che io vada in giro con Jenny? Vabbè, mi sa che tocca a noi due cercare insieme. Beh dai, come al solito ce la faremo. Andiamo! Eccoli che mi stanno cercando. Non mi troveranno mai. Non lo so, Jenny, dove mi nasconderei? Che domande sono? Non sono io il criminale! Dobbiamo pensare come lui, però, per scoprire dove si trova! Allora, forse dobbiamo andare in delle stradine molto più buie e losche! Ma mi spieghi perché eri dentro dei cespugli? Pensavo si stesse nascondendo lì il criminale! Robby, ma secondo te il criminale è dentro un cespuglio? Hai ragione, non in questo, in quello! Vado! Ma dove vai? E quelli lì dovrebbero riuscire a trovarmi. Certo che sono proprio stupidi. Ma so io cosa devo fare con loro. Robby! Ma perché? Perché non può stare in una pianta? Ma te lo dico io! Allora, Robby, è impossibile che il criminale sia dentro un cespuglio. A questo punto andiamo a parlare con Dani e Jenny. Magari loro hanno avuto più fortuna. Forse loro hanno dei cespugli più belli. Andiamo, cespugli! Andiamo! Devo chiamare Dani per sapere dove sono, così possiamo riunirci.
Pronto, Dani? Robby? No, noi non l'abbiamo trovato. No, non lo abbiamo trovato. Secondo me dovremmo riunirci. Ah, sì, hai ragione. Dobbiamo incontrarci all'angolo della terza strada. Ok. Sì. No, non c'è. Ciao, ragazzi. Ma sono loro. Almeno loro li abbiamo trovati, sì. Avete trovato qualcosa? Abbiamo cercato ormai ovunque e io mi sono stancata, voglio tornare a casa. Voi? Noi abbiamo cercato ovunque. Ho visto tutti quanti i cespugli di tutto quanto l'isolato. Sì, Robby si è ficcato dentro ogni cespuglio. Un attimo, questo forse non l'ho visto. No, fermo, Robby. Eccoli lì che mi stanno ancora cercando. Ora capiranno perché sono il criminale più pericoloso del mondo. Guarda che lo trovo io, Puoi entrare dentro il cespuglio? Lo trovo tanto! Oh, no, guarda! Il criminale ha appena rapito Fede! No! Eccolo il criminale! Oh no, Fede! Lasciami! Stai zitto! Così imparate quando provate a cercarmi che cosa succede. Lasciami, ragazzi! Il mio amico Fede è stato rapito! Oh, non ci posso credere! Oh, aspettate! Dobbiamo trovarlo, non posso aspettare, devo trovarlo! Fede! Robby, anche io sono stata rapita! È vero! E se avesse portato il nostro amico Fede proprio in quel posto? Aspetta, è vero! Dani, la mia sorellina questa volta ha ragione. Sicuramente è come dici tu. Andiamo a cercare Fede. Tranquille, tanto mi ricordo perfettamente dove era il nascondiglio di quel criminale. Da quella parte. dall'altra. Sì. È da quella parte, quindi seguici. Sì, me lo ricordavo. Aiuto! Il criminale più pericoloso del mondo. Perché mi hai intrappolato? Perché volevate provare a incastrarmi. Ma io sono tanto un bravo ragazzo, ho tantissimi interessi. Mi piace andare al cinema, mi piace giocare ai videogame e mi piace tanto ballare. Ballare? Come ballare? Anch'io adoro tantissimo ballare. E questo è il posto. Mi sa proprio che siamo arrivati. Sì, è proprio questo. No, che fai? Non così. No, ti prego, no. Sì, no. Ragazzi, queste sono le voci di Fede. Dobbiamo avvicinarci e sentire che cosa sta dicendo. No, ma che fai? Ma non è così. No, ma non ti muovere in questo modo. No. No, mi hai detto che sapevi ballare, ma così non si balla. Ah, sì? E fammi vedere tu allora come si balla. Spostati, ti faccio vedere io come si balla sotto incanto. Cuore che fa boom boom forte solo per te. Il cuore batte e fa boom boom forte solo per te. Non puoi fermarmi. Bravo. Fede, basta, è sicuramente super pericoloso. Chissà cosa gli sta facendo in questo momento il cattivo più pericoloso del mondo. Basta! Te l'ho detto che soffro tantissimo il solletico! Sei la prima persona che incontro che soffre così tanto il solletico. Non posso smettere. Basta! Sicuramente mi sto facendo qualcosa di brutto! Oh, hai ragione, Dani. Ragazzi, dobbiamo aprire subito questa porta e salvare Fede. E io so anche come fare. 1, 2, 3! Aia, basta! Ragazze, questa cosa non funziona! Sì, Robby, la tua testa poteva aprire questa porta! Forse non è abbastanza dura! Ragazzi, ma questa è una porta di metallo! La mia testa no! Hai ragione, Robby. Dobbiamo trovare un'altra soluzione. No, ragazzi, non potete capire. Che fai? Non così. Sta dicendo no, di fermarsi, prego, no, lo sta supplicando, no. Ma il criminale non si ferma. Oh, povero Fede. Sicuramente quel criminale starà torturando nelle peggiori maniere possibili, Fede. Dobbiamo trovare il prima possibile un modo per entrare. Ma come? Come? Ormai la mia vita è finita! E stop! Ok, bravo, ottima recitazione. Però ci metterei un pochino più di lacrime. Riprovo.
Ormai la mia vita è finita! Molto meglio, bravo, bravo. Grazie mille per avermi offerto il ruolo principale nella recita del carcere. Non c'è di che. Sai, io sono sempre stato un regista e insieme a te faremo la miglior recita che ci sia mai stata nel carcere. Quanto fatto! Non pensavo che essere rapiti era così divertente. Ragazzi, ora che ci penso, forse ho io un'idea per entrare. Un'idea per entrare? E cosa aspetti? Diccela! Tranquilli, voi aspettatemi qui, io arrivo subito. Ma dove sta andando? Jenny, ma perché hai portato il Mac? Ah, perché saremo qui ad aspettare tutta la notte, vero? No, Robby! Ho fame! No, 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 fermo, fermo! Noi arriveremo con il Mac, lui uscirà, noi entreremo, prenderemo fede! Ta-da! D'altronde, chi dovrebbe mai rifiutare del Mac? Oh, Jenny, tu sì che sei un vero genio del male! Puoi dirlo forte. Allora, amici, io vado, Ma qualcuno ha bussato! Vado ad aprire! C'è nessuno? Salve? Salve! Mi hanno detto che lei ha ordinato un McDonald's! Non ho ordinato nessun McDonald's, a me non piace! Come non le piace il McDonald's? Ma è buonissimo! Deve uscire e deve venire a mangiarlo! Preferisco il Burger King! Il Burger King? Salve. Oh. Ragazzi, abbiamo un problema! Non ci posso credere! Ma chi è che non piace il McDonald's? Come? Rifiutato? Sì! Come rifiutato? Quindi questo McDonald's, caldo e buono, non serve più, vero? Robby, non puoi pensare sempre a mangiare! Dobbiamo salvare il nostro amico Fede! Te lo ricordi oppure no? Eccolo, Fede! Vabbè. Robby! Dividilo con me! No! Fede, uno dei miei migliori amici si sta disperando da solo con il criminale più pericoloso del mondo e io sono qui fuori che non posso fare niente. Chissà cosa sta accadendo lì dentro. Fede, non ti preoccupare, stiamo per venire a salvarti. Io, Robby, giuro che ti salverò. No! Come? Non mi puoi sparare! Fede! Fede sta per morire! No, non dirlo neanche per scherzo! E dov'è Robby? Ma dove si è cacciato proprio ora? Che serviva? Dobbiamo riuscire ad entrare questa porta! È stato veramente facile! No, dai! Io... Smettila di spararmi! Smettila! E ti ho preso di nuovo! Ah, avevo la mia PlayStation personale in carcere, sai? Io sono scarsissimo! Ci vedo! Jenny, che c'è, Dani? Guarda, Robby! Ma come ti sei conciato? Salve, ragazzi! Sono il piano di Robby! Non avete neanche idea quello che sta per succedere! Salveremo Fede! Guarda, non voglio neanche sapere che cosa riguarda il piano! Quel criminale sta per sparare a Fede! Si odiano! Sbrigati! Dai, su, fai qualcosa! Non pensavo di avere così tanti interessi con te. Neanche io, è stato veramente un piacere conoscerti. Un piacerone! Aspetta che hanno bussato la porta. Vai, vai! C'è nessuno? C'è nessuno? Sì. Chi è lei? No! Non ci posso credere! Ma lei è... il criminale più pericoloso del mondo! È davvero lei? Mi ha riconosciuto, Io conservo tutti quanti gli articoli di giornale su di lei, lo sa? Davvero? Sono il suo più grande fan e ammiratore! Possiamo farci una foto? Certo! Una foto col criminale, non ci credo! Venga! Ma qui la luce per le foto è davvero brutta! Che ne dici di andare di là? Lì c'è una luce perfetta! Va bene, andiamo! Venga! Prego, da questa parte! Il piano di Robby sta funzionando! Piano Jenny, fai attenzione! Sì, va bene, però il mio piano era migliore!
Ora mi alleno un po', così poi posso giocare bene con il mio nuovo amico. Salta, spara, via. Fede? Ma cosa stai facendo? Hai giocato ai videogiochi? Ehi, Dani, tieni! Guardate come sono bravo a giocare a Fortnite! Dai, su, Fede! Robby ha distratto il criminale! Dobbiamo andar via! No, ragazzi, ma il criminale è il mio nuovo amico! Cosa stai dicendo? Vieni! È il mio nuovo amico! Ma cosa dici? Quello è il criminale più pericoloso al mondo! Dobbiamo fare qualcosa! Catturarlo o andarcene! Ah, già, è vero! Ah, una corda! Possiamo usare questa per catturarlo! Bravo, ma adesso muoviamoci! Andiamo! Prego, prego, da questa parte! Vieni a visitare il mio covo, ci sta anche un amico mio! Un amico? Sì, andiamo, andiamo, te lo presento! Vieni, vieni, da questa parte! Andiamo! Ormai sei in trappola, ti abbiamo catturato! E chi erano quelli che non erano in grado di catturarti? La prossima volta accetterai il Mac! Bravissima! No, ragazzi, non avete capito, dovete scappare subito! Siete in pericolo! Come in pericolo? Ma cosa stai dicendo? Tu sei qui, quindi non siamo più in pericolo! E sei tutto legato! Esatto! Ve lo assicuro, ragazzi, siete veramente in pericolo! Sta per arrivare il mio complice! Ma quale complice? Non esiste nessun complice! Ci stai prendendo in giro! Tu vuoi che noi ti liberiamo? E queste sono le tue tecniche mentali! Sì, le tue tecniche mentali, sì! Sei proprio un criminale! Ragazzi, ve lo assicuro, sta arrivando il mio complice, lui è ancora più cattivo di me! Ragazzi, fate un secondo di silenzio! Avete sentito quei rumori? Oh no, forse è vero! Hai davvero un complice tu! Certo, fate presto! Vede, è in pericolo, non voglio che si faccia male il mio nuovo amico! Scappiamo! Ragazzi, dobbiamo andare, correte! Fede, ti prego, scappa, il mio complice è ancora più cattivo di me!